Bella a tutti ragazzi, quello che vi parla, bentornati in questo nuovo video di Salva al Mondo. Allora, il video di oggi potrete già immaginare di che cosa si tratta. Parliamo di un glitch di duplicazione. E ragazzi, il video non specifica sei solo Mero. Porco Dio! Ok, tornando a capo, stavamo dicendo che il glitch non è detto che sia in solo meno. O meglio, in realtà è in solo, ma non lo specifica. Infatti lui, furbo, dice glitch della duplicazione. C'è da dire una cosa, che questa persona oltretutto ha l'interfaccia utente disattivata. Quindi non si può vedere mappa, non si può vedere il nome della base, non si può vedere niente perché ha tolto tutto quanto. Allora ragazzi, si basa tutto un po' sull'altro glitch che avevo mostrato, dove ti butti di sotto e poi nella mappa. E diciamo che l'ultima volta che abbiamo fatto una roba del genere abbiamo perso tutto. Non so se vi ricordate, è stato il primo. Praticamente lui fa 12 piani di altezza, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Poi si frena e si mette qui, ok? Si mette qui. Cosa fa, ragazzi? Vi mostro subito, perché tanto sapete già come va a finire, no? Dobbiamo dire con questo video se è vero o falso. Ma ragazzi, purtroppo, parlando di glitch in solo, toglietevi dalla testa che ciò che viene mostrato su internet in solo sia reale. Perché l'unico glitch in solo che potrebbe funzionare è quello dei materiali da costruzione. Quindi attenzione. Allora ragazzi, mi raccomando, 50 like a questo video. Cerchiamo di sgamare un'altra persona che ha portato un altro glitch fake. E mi raccomando, in live su Twitch ogni sera, dove giocherò con voi. E ogni top donator della live, o meglio ogni top donator, c'è un top donator a live, ecco, il top donator di ogni singola live riceverà un'arma 1-1 direttamente data a fine live, prima di staccare e prima di dare l'host. Quindi abbiamo messo le nostre cose che dovrebbero andare duplicate. C'è da dire una cosa, che nel glitch il video fa vedere che quando poi butta le cose di sotto, che non vanno direttamente sotto la mappa, attenzione, quando butta le cose di sotto insieme a se stesso, perché noi modificheremo e cadremo di sotto, lui va fuori dalla mappa, respawna con il quadrato. E ragazzi, che cosa succede? Succede che quando poi va dove, diciamo, sì, ecco, c'è lo spawn, trova tutte le cose lì insieme a queste cose che sono giù. Ma ragazzi, lo sapete anche voi come va a finire quando si fa una cosa del genere. Ho messo un eroe che prende danno, quindi ragazzi, quando cadrò a terra morirò. Perfetto, proprio come ha fatto lui. E poi subito dopo mi lancio di sotto. A questo punto ragazzi, le armi dovrebbero cadere tutte all'interno della mappa, sperando che non cadano fuori, perché se cadono fuori l'abbiamo perso. Esatto, eccole lì, respawniamo. E le cose dovrebbero essere al punto di spawn. Ma attenzione, non so se vi ricordate che cosa vi ho detto, ma che cosa succede quando voi, ecco, che ne so, respawnate? Abbiamo visto anche l'altro video. Ecco, non è che vi si duplicano le cose. Infatti io non ho niente lì. Ho tutto là e fortunatamente ho tutto là. Perché ragazzi, potevo perdere tutto di nuovo un'altra volta per un glitch trovato su internet che non funziona per un cazzo. Quindi ragazzi, questo glitch che abbiamo appena fatto in questo video è fake. È fake, è fake cazzo. È il quinto glitch della duplicazione in solo falso. E a me dispiace mostrarveli, perché ragazzi, purtroppo riesco a trovare solo queste cose qui. Spero di trovare un glitch funzionante per la prossima volta, o anche che sia dei materiali da costruzione, tipo in Oceania o altro. Perché veramente raga, in questo glitch non era neanche messo Oceania, era Europa, droppava come non so cosa. Infatti ragazzi, boh, a me veramente io non capisco neanche le persone, come sicuramente avrete visto da copertina, che scrivono work, ma sicuramente sono persone che si sono messe d'accordo, ma tante persone che si sono messe d'accordo. Perché questo video che ho appena, diciamo, fatto è stato pubblicato un giorno fa. Un giorno fa una persona ha fatto un video dove si lancia da là sopra e si duplicano le cose dal nulla. È di un canale di 423 iscritti, sì, e praticamente viene mostrata una roba falsa. E ci sono 23 commenti, di cui praticamente tutti quanti, il 100%, sono positivi, dal nulla. Sicuramente volerete vedere anche trappole buggate, o meglio, vedere se funzionano ancora, perché comunque sono passati anni da quando, un anno da quando comunque vi ho portato dei video di trappole buggate, e sicuramente vorrete sapere se vanno ancora o meno. Allora ragazzi, sia chiaro ragazzi, i glitch, ok, ve lo dico già adesso, dove la trappola è dentro al muro, tipo in questa maniera, è dentro al muro, dentro la costruzione, si può ancora fare, funziona. E il glitch è praticamente lo stesso, è identico, 100-100, non c'è una posizione di là e di qua più adeguata.
È solo che hanno cambiato tante cose quando si va a piazzare, diciamo, con la trappola in mezzo esattamente alla struttura. È diventato un casino, è praticamente quasi impossibile. Vi dico che in una giornata me ne è uscita una. Ad alcuni gliene sono uscite anche 10, ma quello va a culo, perché bisogna fermarsi nel punto esatto. E a me tipo 20 volte, 30, in un'unica giornata mi si è vista la trappola, ma non mi sono fermato in tempo, se no in una. Quindi ragazzi, vedrete poi prossimamente altri video. Ovviamente la serie delle duplicazioni vere o false funziona, cioè funziona, sta andando molto bene. Vi porterò altri video ovviamente anche già domani. Noi ci vediamo stasera in live su Twitch, mi raccomando, dove giocherò con voi le avventure. Le avventure, mi raccomando, non mancate, perché sicuramente qualcuno di voi non le ha ancora fatte o è ancora livello basso. E niente, qui direi che è tutto, bella regà, e grazie della visione, a stasera, non mancate.